a tutti! In questo tutorial vi voglio spiegare come realizzare questa giacchetta. È un modello su misura, quindi dovete prendere le vostre misure, ed è creata top down, quindi dall'alto verso il basso, con la manica raglan a righe. Per tutte le tecniche, che comunque vi spiego durante il video, trovate qui sotto nel box informazioni tutti i link ai video dedicati. Ma adesso andiamo a vedere cosa ci serve per realizzarla. Per iniziare abbiamo bisogno del filato. Io ho scelto questo che è il Donny della Tessiland nella colorazione avio e beige. È un filato 100% cotone, in 100 grammi ci sono circa 250 metri e qui consiglio di utilizzare i ferri che vanno dal 4 al 5. Io per avere la tensione corretta di 21 maglie per 30 ferri devo utilizzare i ferri numero 4, ma come vi dico sempre dovete fare un campione di 10 cm per 10 cm e vedere voi con quali ferri avete la tensione corretta. Inoltre utilizzerò dei ferri 4,5 per avviare il lavoro. Poi ci servirà un metro da sarta, un uncinetto per riprendere le maglie nel sottomanica, dei marcatori ad anello, dei marcatori a lucchetto, un contagiri e un ago da maglia. Ma adesso iniziamo con le spiegazioni. Per prima cosa, con il metro da sarta devo andare a prendere la misura della circonferenza della testa, nel mio caso sono 56 cm. Adesso questi centimetri li devo trasformare in maglie, quindi moltiplico per 21, che sono le maglie che ho in 10 cm nel mio campione, e divido per 10 e mi dà 117,6. Io però vorrei il collo leggermente più stretto, quindi per i miei gusti tolgo meno un 10% e mi dà 105,84. Quindi io arrotonderò a 106. Però bisogna verificare che 106 maglie vadano bene. Quindi, siccome io voglio 5 maglie da parte per i bordi, devo togliere queste 10 maglie dal conteggio, quindi 106 meno le 10 maglie del bordo. In più, siccome voglio le coste 4 a 4 e le voglio che siano uguali sia da una parte che dall'altra, devo anche andare a togliere 4 maglie e mi dà 92. Queste maglie sono poi divisibili per le mie coste 4 a 4, quindi 92 è divisibile per 8? No, mi dà 11,5. A questo punto sta a me, e quindi a voi, decidere se fare 11 oppure 12, quindi arrotondare per eccesso o per difetto. Io arrotondo per difetto e quindi 11 per 8 mi dà 88, più 4, 92, più 10 che erano le maglie di bordo, è uguale a 102 maglie. Quindi io avvierò 102 maglie. Quindi con il ferro più grande per me, il 4,5, lascio una codina abbastanza lunga per avviare tutte le mie 102 maglie. Se volete sapere come si calcola la lunghezza della codina, vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. E poi con il metodo long tail vado ad avviare 102 maglie. Anche per questo metodo vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Comunque è abbastanza semplice perché basta far passare il filo tra il pollice e l'indice, trattenerlo con le altre dita, con il ferro da dietro prendere il filo, tenerlo con il dito e andare su dal pollice, giù dall'indice e nel centro. E ancora su dal pollice, giù dall'indice e nel centro. E vado avanti così finché non ho avviato tutte le mie 102 maglie. Ho avviato tutte le mie maglie e adesso giro il lavoro perché noi stiamo lavorando in ferri di andata e ritorno poiché la giacca è aperta. Chiaramente mi trovo sul rovescio del lavoro, quindi devo lavorare
questo primo ferro come un rovescio. Nel frattempo mi metto anche i due marcatori che mi segnalano le prime 5 e le ultime 5 maglie che andrò a lavorare sempre a legaccio. Quindi cosa faccio? Inizio lavorando a dritto 5 maglie, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Poi metto il marcatore e lavoro 4 maglie a rovescio. 1, 2, 3, 4 e poi 4 a dritto. 1, 2, 3, 4 e proseguo lavorando 4 maglie a rovescio e 4 maglie a dritto fino praticamente alle ultime 5 maglie. Le ultime 5 maglie saranno appunto da lavorare a dritto. Mi raccomando, ricordatevi di mettere il marcatore, perché mentre quelle centrali sono 4 rovescio e 4 a dritto, le prime 5 e le ultime 5 sono da lavorare sempre a dritto. Per il secondo ferro lavoriamo tutte le maglie a dritto. Quindi proseguiamo per un totale di 7 ferri a coste legaccio, ricordandoci che nei ferri pari lavoriamo tutte le maglie a dritto perché siamo sul dritto del lavoro. Nei ferri dispari siamo sul rovescio del lavoro e lavoriamo appunto alternando il dritto e il rovescio, ricordandoci però che partiamo con 5 maglie a dritto e poi proseguiamo 4 rovescio, 4 dritto, 4 rovescio, 4 dritto, 4 rovescio, 4 dritto, 4 rovescio e finiamo con 5 maglie a dritto. Quindi praticamente sono delle coste legaccio, l'unica normali, l'unica differenza è che all'inizio e alla fine, anziché avere le 4 maglie a dritto, ne abbiamo 5. Bene, ho finito il bordo del collo e adesso andiamo a fare i conteggi per capire dove dobbiamo mettere i marcatori per il raglan. Quindi io ho 102 maglie sui ferri, a questo numero bisogna togliere 4 maglie per il raglan, quindi meno 4 e mi dà 98. Questo numero però deve essere divisibile per 6 e 98 non lo è, infatti mi viene un numero con la virgola. Allora cosa facciamo? Teniamo buone le cifre prima della virgola, nel mio caso 16, e facciamo 16 per 6, 96, più le 4 maglie del raglan che prima abbiamo tolto, 100. Vuol dire che la differenza è di 2 maglie, cioè se io divido in 16 avrò 2 maglie che mi avanzano. Quindi se voi avete 2, 4 maglie, le dovete distribuire per le parti del davanti e del retro, non vi consiglio di distribuirle sulle maniche. Visto che a me avanzano solo 2 maglie, io le metterò nelle due parti del davanti. Quindi inizio a lavorare un giro tutto a dritto, inserendo i marcatori appunto per il raglan. Per farvi capire meglio, ho lavorato 17 maglie per un davanti, marcatore, una maglia, marcatore, poi 16 maglie per la manica, marcatore, una maglia, marcatore, poi 32 maglie per il retro, quindi 16 più 16, marcatore, una maglia, marcatore, 16 maglie per l'altra manica, marcatore, una maglia, marcatore e le ultime 17 maglie per l'altro davanti. Adesso vi faccio vedere dove mettere i marcatori a lucchetto che ci serviranno per fare i ferri accorciati in modo da creare uno scollo sul davanti e quindi rialzare il retro del collo. Allora,
Dal marcatore del raglan del davanti contriamo 3 maglie e poi mettiamo un marcatore a lucchetto. Quindi 1, 2, 3, marcatore a lucchetto. E ancora 1, 2, 3, marcatore a lucchetto. Ok, 1, 2, 3, marcatore a lucchetto. E adesso facciamo la stessa cosa dall'altra parte sull'altro davanti. Dal marcatore del raglan contiamo 3 maglie, 1, 2, 3, e mettiamo un marcatore a lucchetto. Altre 3 maglie, marcatore a lucchetto. Ultime 3 maglie, marcatore a lucchetto. Adesso vado a fare un giro, quindi lavorare un ferro a rovescio, normalmente tutte le maglie a rovescio, e poi vi faccio vedere come iniziare a lavorare a ferri accorciati e contemporaneamente fare gli aumenti per il raglan. Adesso lavoro a dritto normalmente fino ad arrivare al primo marcatore ad anello. Qui faccio un aumento intercalato verso destra, poi passo il marcatore, lavoro una maglia dritto, passo il marcatore e poi faccio un aumento verso sinistra, lavoro tutta dritto e faccio anche qui dove ci sono i marcatori la stessa cosa, lavoro a dritto, anche qui faccio gli aumenti. Lavoro a dritto, faccio gli aumenti e poi lavoro a dritto fino al primo marcatore a lucchetto. Comunque adesso vi faccio vedere come si fanno gli aumenti intercalati verso destra e verso sinistra. Quindi inizio a lavorare tutto a dritto. I marcatori a lucchetto in questo momento li passo, faccio finta che non ci siano. E arriviamo poi al primo marcatore a lucchetto, scusatemi, ad anello. Comunque, se non sapete fare questi tipi di aumenti, vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Eccoci qui. Quindi alzo il filo, vedete, tra le due maglie e lo prendo col ferro di sinistra da dietro. A questo punto lo lavoro a dritto normalmente. Passo il marcatore ad anello, lavoro un dritto, passo il marcatore ad anello, alzo il filo tra le due maglie, ma questa volta lo prendo dal davanti e lo lavoro a dritto ritorto, cioè prendendolo così dal retro e così farò tutti gli aumenti delle maglie raglan. Ok, sono arrivata al primo marcatore a lucchetto. Adesso tolgo il marcatore, giro il lavoro con il filo davanti, passo la prima maglia a rovescio senza lavorarla e poi tiro il filo sul retro e ancora sul davanti. A questo punto lavoro tutto a rovescio, non devo fare gli aumenti perché li faremo un ferro sì e un ferro no, quindi li faremo solo sul dritto del lavoro. Quindi questo è un ferro tutto a rovescio normale e mi fermo al primo marcatore a lucchetto che incontro. Ok, sono arrivata all'altro marcatore a lucchetto, quindi lo tolgo. Aspettate che qui, ok, si era incastrato. Lo tolgo, giro il lavoro, filo sempre
sul davanti del lavoro, passo la prima maglia a rovescio in questo modo senza lavorarla e poi tiro il filo sul retro del lavoro perché adesso devo lavorare a dritto. Quindi, visto che sono su un ferro a dritto, lavoro a dritto facendo chiaramente gli aumenti come vi ho fatto vedere, alzo il filo, prendo da dietro, lavoro a dritto normalmente, passo il marcatore un dritto, passo il marcatore, alzo il filo, lo prendo dal davanti, lo lavoro a dritto ritorto e vado avanti appunto così fino a rincontrare l'altro marcatore. Sono quasi arrivata al marcatore a lucchetto, ma vedete qui c'è una maglia strana. Sembra formata da due fili. In realtà è la maglia del ferro accorciato precedente. Quindi che cosa faccio? La prendo e la lavoro normalmente, ma devo stare attenta quando la lavoro di avere due fili sul ferro di sinistra e due fili sul ferro di destra. Poi la lavoro appunto normalmente. Arrivo al marcatore a lucchetto e faccio esattamente quello che ho fatto prima, cioè tolgo il marcatore, giro il lavoro, filo sul davanti del lavoro, passo una maglia a rovescio senza lavorarla. Questa volta dobbiamo lavorare a rovescio perché siamo sul rovescio del lavoro, quindi tiro il filo da dietro ad avanti e proseguo lavorando tutto il mio ferro a rovescio. Anche da questo lato troviamo il ferro accorciato del giro precedente. Vedete una maglia anche qui strana. Anche questa volta prendo tutti e due i fili, quindi due fili sul ferro di sinistra e due sul ferro di destra, e lavoro normalmente a rovescio. Poi proseguo fino al marcatore. Al marcatore a lucchetto, tolgo il marcatore, giro e rinizio con i ferri accorciati. Quindi noi praticamente stiamo lavorando, adesso è qui l'inizio e la fine del lavoro, stiamo lavorando a ferri accorciati alla tedesca. E quindi cosa facciamo? Si chiamano German Short Row. E cosa facciamo? Appunto, lavoriamo non tutto il ferro, ma fino al marcatore. Al marcatore ci fermiamo, lo togliamo, facciamo il German Short Row e torniamo indietro fino al marcatore. E così l'abbiamo fatto diverse volte, adesso continuiamo con questi ultimi due marcatori e poi dopo proseguiremo a lavorare normalmente in ferri di andata e ritorno. Ricordatevi che quando siamo sul dritto del lavoro, lavoriamo a dritto, facendo anche gli aumenti per il raglan. Quando siamo sul rovescio del lavoro, lavoriamo a rovescio, ma non bisogna fare gli aumenti per il raglan, perché li facciamo un ferro sì e un ferro no. Quindi solo gli aumenti li facciamo solo sui ferri sul dritto del lavoro, a dritto. Ok, sono arrivata all'ultimo marcatore, tolgo anche questo, giro, come al solito, filo sul davanti. Passo la maglia a rovescio senza lavorarla, tiro il filo sul retro, sono sul dritto del lavoro, quindi devo lavorare a dritto. Questa volta, visto che non ho più marcatori a lucchetto, lavoro fino alla fine e poi chiaramente riprendo a lavorare normalmente in ferri di andata e ritorno. Vedete come lavorando a ferri accorciati abbiamo il retro che è più alto dei davanti. Adesso io continuo a lavorare come abbiamo detto normalmente sui ferri a dritto, quindi sul davanti del lavoro faccio gli aumenti, sui ferri a rovescio lavoro tutto a rovescio. Ah, ricordatevi, lavoriamo tutto a rovescio, ma le 5 maglie del bordo vanno lavorate sempre a legaccio, quindi tutti i ferri a dritto fino ad arrivare con gli aumenti all'altezza del mio scalfo. Siccome poi voglio comunque lavorare a righe, quando sarò a 7 centimetri circa di altezza con il blu, preso però i centimetri
davanti e non da qui dietro, perché sennò verrebbero sfalsati poi le altre righe. Quando sono a 7 centimetri d'altezza con il blu, cambio il colore con il beige. Comunque, quando arrivo vi faccio vedere. Eccoci, ho lavorato 7 centimetri con il color avio e poi 7 centimetri con il color beige. Adesso devo ritornare a lavorare con il color avio. Farlo è semplicissimo perché stiamo lavorando in ferri di andata e ritorno, quindi basta semplicemente tenere dietro il beige, prendere il nuovo colore e lavorare normalmente con il colore nuovo, come se nulla fosse. Poi andremo a nascondere e fissare per bene le codine. Sono quasi arrivata all'altezza del mio scalfo. Mi raccomando, l'altezza dello scalfo si prende così, dalla spalla al sottomanica. Non c'entra la linea raglan, questa non c'entra con l'altezza dello scalfo. Adesso me lo provo e vedo come mi sta. Mi raccomando, fatelo anche voi, pian piano provatevelo per capire se state andando nella giusta direzione. Nel caso in cui poniamo, per quanto riguarda l'ampiezza delle maniche, siete arrivate a buon punto, ma vi manca qualche centimetro magari per il davanti perché avete un seno generoso, basterà prima di arrivare all'altezza totale dello scalfo, per quello che vi dico di provarvelo pian piano, basterà fermarsi con gli aumenti delle maniche e continuare invece ad aumentare magari solo per il davanti, quindi lasciando sempre i due marcatori, fare gli aumenti solo da questa parte e dall'altra sul davanti per aumentare solo il davanti. Viceversa, se siete invece arrivate per il davanti e per il dietro e volete aumentare le maniche, vi basterà fermarvi per quanto riguarda gli aumenti del dietro e del davanti e invece aumentare solo da questa parte e dall'altra per le maniche. Bene, sono arrivata all'altezza dello scalfo corretto e anche alla larghezza sia del corpo che delle maniche. Infatti, ho messo un marcatore, questo a lucchetto, dove ho iniziato a fare gli aumenti solo per il davanti e per il retro e non per le maniche. E così, visto che quando lavoro a maglia magari parlo o guardo la televisione, proprio per non confondermi, ho cambiato anche i marcatori mettendoli di colore diverso in modo da identificare dove dovevo fare gli aumenti e dove invece non li dovevo fare. A questo punto vi faccio vedere i calcoli che dobbiamo fare per andare a dividere il corpo dalle maniche e avviare le maglie a nuovo nel sottomanica. Per sapere quante maglie devo avviare per il sottomanica, basta fare un semplice calcolo. Per prima cosa andiamo a prendere la circonferenza del seno. Nel mio caso sono 90 centimetri, ma io questi 90 centimetri li devo trasformare in maglie. Quindi moltiplico per 21, che è il numero delle maglie che io ho in 10 centimetri nel mio campione, e lo divido per 10. Quindi per avere una circonferenza corretta, io dovrei avere 189 maglie. Ma quante maglie ho in questo momento sui ferri? Solo per la circonferenza del corpo? Ce l'ho 180, quindi 189 meno 180, chiaramente sono 9 maglie di differenza. Ecco che io dovrei andare ad avviare a nuovo nel sottomanica 9 maglie in totale. Chiaramente è un numero dispari, noi vogliamo avviare sempre un numero pari e quindi o avvio 8 maglie o ne avvio 10. Io ho deciso di avviare 8 maglie, quindi 4 in un sottomanica e 4 nell'altro. Però per essere precisi sarebbe meglio anche andare a verificare se anche per la manica abbiamo il numero giusto di maglie. E quindi prendiamo la circonferenza del braccio, nel mio caso sono 29 centimetri, la moltiplichiamo per 21, che sono le maglie che abbiamo in 10 centimetri nel nostro campione, e lo dividiamo per 10. Io dovrei avere 60,9 maglie. Quante maglie ho sui ferri?
per il braccio. Nel mio caso ne ho 58, quindi meno 58, 2,9. Vorrà dire che io dovrei avviare, per avere la circonferenza corretta, 3 maglie. Quindi è perfetto, perché in realtà, come abbiamo visto prima, per la circonferenza del seno del corpo io vado a avviare 4 maglie. Quindi anche per le maglie, scusate, per le maniche, io sono a posto così. Quindi prendo il mio lavoro e inizio a lavorare normalmente fino al primo marcatore. A questo punto tolgo il marcatore, lavoro anche la maglia raglan, che io solitamente la metto per il corpo, tolgo anche l'altro marcatore e poi con un ago da maglia e un filo di scarto trasferisco tutte le maglie della manica su un filo. Mi raccomando, questo filo non deve essere peloso, deve essere piuttosto liscio. Sempre meglio utilizzare dei fili di seta, di cotone, in maniera che non si incastrino nelle maglie. E quindi, appunto, trasferisco tutte le maglie della manica arrivando fino al primo marcatore. Ok, tolgo il marcatore, punto, sfilo l'ago, le maglie, vedete, rimangono sul filo di scarto e adesso vado ad avviare a nuovo le 4 maglie del sottomanica. Quindi prendo il filo con la mano destra, avvolgo il dito in questa maniera e creo un'asola e poi infilo il ferro e tiro. Quindi 1, 2, 3 e 4. Comunque, per questo tipo di avvio vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Adesso non mi resta nient'altro che lavorare normalmente la maglia raglan, togliere anche l'altro marcatore, lavorare tutte le maglie del retro fino al prossimo marcatore. Quindi tolgo il marcatore anche qui, lavoro la maglia raglan, tolgo anche l'altro marcatore e poi con un altro filo di scarto vado ad inserire, a prendere tutte le maglie dell'altra manica e quindi le trasferisco sul filo fino ad arrivare al prossimo marcatore. Trasferite anche qui tutte le maglie, sfilo e poi devo andare a fare la stessa cosa che ho fatto dall'altra parte, quindi ad avviare a nuovo 4 maglie per il sottomanica. Prendo il filo con la mano destra, intorno al dito faccio un'asola e poi la inserisco nel ferro. 1, 2, 3 e 4. Mi raccomando, queste 4 asole tiratele bene, se no vi rimangono delle maglie molli. Tolgo anche questo marcatore e vado a lavorare normalmente fino alla fine. Da questo momento procediamo a lavorare normalmente in ferri di andata e ritorno il corpo. Chiaramente, quando arriveremo nel primo ferro di ritorno a lavorare queste maglie del sottomanica, noteremo che saranno un pochino più morbide, ma non vi preoccupate, lavoratele normalmente e poi vedrete che si sistemeranno. Tanto poi queste maglie andranno riprese per la manica. Io vi consiglio di lavorare un 4 ferri e poi provarvi la giacca per verificare se dovete comunque procedere dritto, quindi senza aumenti fino all'altezza desiderata, oppure se dovete fare degli aumenti per i fianchi. Nel caso in cui doveste fare degli aumenti per i fianchi, allora nel centro di queste maglie lasciate una o due maglie centrali,
mettete dei marcatori e andate a fare gli aumenti che vi necessitano, facendo il calcolo che abbiamo fatto prima, quindi prendendo la circonferenza dei fianchi in centimetri, trasformandola in maglie e verificando quante maglie vi mancano per arrivare alla circonferenza dei fianchi. Chiaramente gli aumenti vanno inseriti gradatamente nella lunghezza. Mi raccomando, per ogni giro di aumento si aumenta nel sottomanica 2 maglie per un sottomanica, 2 maglie per l'altro sottomanica. Quindi saranno per ogni ferro di aumento 4 aumenti in totale. Comunque vi spiegherò più avanti, quando magari verifico se anch'io ho bisogno di aumenti, oppure se non ho bisogno ve lo faccio vedere lo stesso, in modo che così il ragionamento è un po' più chiaro. Sono arrivata a lavorare le 4 maglie del sottomanica. Appunto, io ne ho 4, quindi metterò i marcatori all'esterno delle 2 maglie centrali. Se voi avete un numero dispari, ad esempio 5 maglie, potete mettere i marcatori all'esterno della maglia centrale oppure delle 3 maglie centrali, per poi andare a fare gli aumenti. Quindi io vi faccio vedere come le lavoro, ma è semplicissimo, perché basta lavorarle normalmente. Io qua ne lavoro 1, metto il marcatore, ne lavoro 2, metto il marcatore e poi lavoro l'ultima e proseguo normalmente. Vedete qui, sembra che ci sia un filo lunghissimo fra le maglie centrali. In realtà non vi preoccupate, perché poi, a parte che le andiamo a riprendere, quindi non si vedrà niente, ma durante la lavorazione si sistemerà anche quel filo. Ok, sono arrivata alle altre maglie avviate a nuovo, quindi faccio esattamente la stessa cosa che ho fatto prima. Lavoro una maglia, metto il marcatore, lavoro 2 maglie, 1, 2, che sono le 2 centrali, metto il marcatore, ultima maglia e poi proseguo normalmente. Ho proseguito a lavorare il corpo normalmente e piano piano ho misurato per vedere se avevo bisogno di qualche aumento per i fianchi. Infatti è stato così: qui ho fatto un primo aumento e adesso ne ho bisogno di un secondo, e colgo l'occasione per farvi vedere come si fanno gli aumenti per i fianchi. Si arriva quindi al marcatore del fianco. E prima del marcatore si fa un aumento intercalato verso destra, quindi si solleva il filo che unisce le 2 maglie, con il ferro di sinistra lo si prende dal retro e si lavora normalmente a dritto. Si passa il marcatore, si lavorano le 2 maglie dei fianchi, si passa il marcatore e qui si fa un aumento intercalato verso sinistra. Quindi si solleva il filo che unisce le 2 maglie, questa volta lo prendiamo dal davanti e lo lavoriamo a dritto ritorto, quindi prendendolo da dietro in questa maniera. E poi si prosegue normalmente a dritto. Quindi ogni volta che abbiamo bisogno di fare degli aumenti, mi raccomando, fateli in tutti e 2 i fianchi, quindi sia nel fianco destro che nel fianco sinistro, fate gli aumenti in questa maniera. Una volta arrivata all'altezza del corpo desiderata, devo fare un calcolo per verificare di avere il numero corretto di maglie per poter eseguire il bordo a legaccio 4-4, quindi a coste 4-4. E come devo fare? Io ho 190 maglie sui ferri. A questo numero devo togliere le 5 maglie del bordo destro e le 5 maglie del bordo sinistro, quindi meno 10. A questo numero devo togliere 4, perché io voglio che le mie coste 4-4 iniziano e finiscano con 4 maglie a dritto sul destro e 4 maglie a dritto sulla parte sinistra. Quindi per farlo devo fare meno 4 e mi dà 176.
Ora devo verificare che questo numero sia esattamente divisibile per 8, quindi diviso 8 uguale 22. Perfetto, quindi io posso iniziare subito con il bordo. Se invece vi veniva un numero con la virgola, dovevate aumentare, o nel caso diminuire, ma io vi consiglio di aumentare, fino ad avere un numero divisibile per 8 preciso, quindi senza virgola. Quindi partendo sul rovescio del lavoro, come abbiamo fatto per il bordo del collo, dobbiamo lavorare il ferri a rovescio in questa maniera. Chiaramente le 5 maglie di legaccio, quindi 5 dritti. E poi 4 rovesci, 1, 2, 3, 4 e 4 dritti, 1, 2, 3 e 4. E continuiamo lavorando 4 rovesci e 4 dritti fino alla fine, dove lavoreremo in ultimo 4 dritti per il bordo a coste e poi i 5 dritti invece del bordo legaccio. Per quanto invece riguarda i ferri sul dritto del lavoro, vanno lavorati tutti a dritto, quindi non ci sono problemi. Vado avanti così a lavorare questi due ferri per un totale di 7 ferri. Ho finito i 7 ferri a coste, quindi adesso procedo con il ferro di chiusura. Visto che non ho bisogno di particolare elasticità, farò la chiusura semplice a dritto. Quindi lavoro le prime due maglie a dritto e poi a cavallo la prima sulla seconda. Poi procedo lavorando un dritto e accavallando la prima sulla seconda e vado avanti così fino alla fine del ferro. Comunque, se non conoscete questa chiusura, vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Bene, ho chiuso tutte le maglie e a questo punto proviamo la giacca per vedere se è tutto a posto. Nel frattempo però prendiamo due misure. Quella che va da dove abbiamo messo le maglie della manica in sospeso a dove vogliamo che finisca la nostra manica, quindi che sia il polso oppure il braccio se vogliamo la manica a tre quarti, e la circonferenza appunto del polso o del braccio più qualche centimetro di agio per sapere appunto quanto dobbiamo diminuire le nostre maglie per la manica. Comunque adesso vi faccio vedere i conteggi. Bene, l'altezza della mia manica deve essere 47 centimetri, ma io devo sapere questi 47 centimetri a quanti ferri corrispondono, quindi moltiplico per 30, che è il numero di maglie che io ho in 10 centimetri, scusate, di ferri che io ho in 10 centimetri nel mio campione, e divido per 10 e mi dà 141 ferri. Quindi io, per arrivare all'altezza della mia manica dal punto in cui ho messo in attesa le maglie, devo fare 141 ferri. Quindi questo numero dobbiamo segnarlo, perché adesso dobbiamo fare un altro calcolo, e cioè la circonferenza del polso, o meglio del polsino, perché io la voglio più ampia, con un certo diciamo agio, quant'è? Per me è 24. Quindi 24 sempre centimetri, ma io devo sapere questi 24 centimetri a quante maglie corrispondono, quindi moltiplico per 20, che è il numero di maglie che noi abbiamo in 10 centimetri nel nostro campione, divido per 10 e so che sono 48 maglie. Anche questo numero dobbiamo segnarcelo, perché adesso dobbiamo andare a fare dei calcoli. Il primo calcolo è sapere quante maglie dobbiamo diminuire per arrivare alla circonferenza del nostro polsino. In questo momento io sui ferri ho 62 maglie, ma come abbiamo calcolato prima, io devo arrivare a 48, quindi 62 meno 48 è uguale a 14 maglie da diminuire. Visto che per ogni giro di diminuzione io diminuisco 2 maglie, questo numero va diviso per 2 e quindi mi dà 7. Io so che quindi devo fare 7 giri di diminuzione per arrivare al mio polsino.
ma ogni quanti ferri io devo diminuire? Allora, riprendiamo il numero di ferri totali per arrivare all'altezza della manica, 141. A questo numero tolgo 7 ferri che sono di bordo, di coste di bordo, e un ferro di chiusura. Quindi tolgo 8 ferri, 141 meno 8 è uguale a 133. Quindi devo diminuire in 133 ferri. 133 diviso 7, che è il numero di giri di diminuzione, mi dà 19. Quindi io so che ogni 19 ferri io devo fare un giro di diminuzione. Vuol dire che io lavoro 18 ferri e un giro di diminuzione. 18 ferri e un giro di diminuzione, così per 7 volte. Poi chiaramente arriverò a un punto dove io devo fare 7 ferri di polsino e il giro di chiusura, quindi si ritorna esattamente ad avere i 141 ferri per arrivare all'altezza precisa della mia manica. Quindi rimettiamo le maglie in attesa sui ferri, riprendendole. Ho rimesso tutte le maglie sul ferro e adesso devo andare a riprendere anche le maglie che abbiamo avviato a nuovo nel sottomanica. Io avevo avviato 4 maglie nel sottomanica, quindi adesso devo partire dal centro del sottomanica e riprendere per prima cosa le 2 maglie che vanno sulla sinistra del mio lavoro. Quindi 1, 2 le lascio per dopo. Queste 2 invece le riprendo. Aspettate, ve lo faccio vedere da vicino. Devo entrare, vedete dove c'è l'ultima maglia che è una A, perché noi lo vediamo al contrario. Devo entrare nel centro, quindi avere questi 2 fili sull'uncinetto. Io le riprendo con l'uncinetto, ma è possibile riprenderle anche con i ferri, e riprendo la maglia. Lascio una codina, chiaramente, che poi andrò a fissare, a nascondere. Vado nell'altra A, la vedete, è questa. Entro nel centro della A, devo avere 2 fili sull'uncinetto e riprendo anche questa maglia. A questo punto mi ritrovo, aspettate che faccio un po' di ordine così vedete bene, mi ritrovo con una maglia molle. Questa è una maglia, vedete, molto molle, che se io non riprendessi, andassi avanti così, verrebbe un gran bucone. Per riprendere questa maglia molle cosa faccio? Entro e riprendo tutte e 2 i fili della maglia. La maglia fa questo giro, io riprendo tutte e 2 i fili della maglia, così. Poi metto queste maglie sul ferro di sinistra, io le faccio passare dal dietro dell'uncinetto, chiaramente tiro per non avere delle maglie molto molto molli, e continuo a lavorare normalmente il mio ferro. Quando a dritto normalmente, quando arrivo dall'altra parte, ho finito il ferro, vi faccio vedere come riprendo anche le ultime 2 maglie. Ho finito di lavorare tutte le maglie, quindi sono arrivata dall'altra parte e devo prendere le ultime 2 maglie del sottomanica, ma come abbiamo fatto anche dall'altra parte, vado a riprendere anche qui la maglia molle. Quindi entro, vedete, ho tutte e 2 le gambette della maglia sull'uncinetto e la riprendo e la metto sul ferro. Poi passo a riprendere anche le 2 maglie avviate a nuovo nel sottomanica, quindi 1 e 2.
prendendo tutte e due le gambette. Passiamo sul ferro, tiro le codine per far sì che non rimangano troppo morbide le maglie che abbiamo appena creato. A questo punto posso mettere il marcatore di inizio fine giro e segnare il mio primo ferro. Nel secondo ferro vado a lavorare sia con la codina sia con il filo del gomitolo, la prima maglia, per fissarla, e poi abbandono la codina, continuo con il filo del gomitolo, ma vado a diminuire subito lavorando due maglie assieme, perché vi ricordate, abbiamo messo in più la maglia molle, che è una maglia aggiuntiva, non era nel conteggio delle maglie del sottomanica. Quindi vado subito a diminuirla lavorando due maglie assieme. Quindi proseguo, arrivo dall'altra parte fino ad incontrare la maglia molle e anche lì faccio la diminuzione. Sono arrivata a lavorare fino alla maglia molle, che è questa qua. Quindi anche qui dobbiamo fare una diminuzione. Questa volta, per diminuire, dobbiamo fare una cavallata semplice. Quindi passo a dritto la maglia senza lavorarla, lavoro la seconda e accavallo quella passata su quella lavorata. Poi faccio l'ultima maglia e abbiamo finito anche il secondo ferro. Adesso dobbiamo procedere con le diminuzioni, per quanto mi riguarda ogni 19 ferri, ma dobbiamo stare attenti anche che ogni 20 ferri c'è il cambio colore. Quindi semmai segnatevi sul foglietto a quanti ferri dovete fare la diminuzione e quanti ferri invece dovete fare il cambio colore. Per le diminuzioni si fanno esattamente come abbiamo fatto per queste delle maglie molli, e cioè la prima maglia viene lavorata normalmente, poi lavoro due maglie assieme, faccio tutto il giro, arrivo dall'altra parte e lavoro una cavallata semplice e una maglia, e così finisco il mio ferro di diminuzioni. Comunque, appena ci arrivo adesso il lavoro, appena ci arrivo, ve lo faccio rivedere. Per non far vedere il gradino del cambio colore, potete fare così. Prendete il nuovo filo, lo tenete fra le mani e fate un giro con il filo vecchio, in maniera da incrociarlo. Poi lavorate la prima maglia normalmente e proseguite normalmente fino alla fine del giro. Finito il giro, dobbiamo spostare chiaramente il marcatore e segnare che abbiamo finito il giro. E poi la prima maglia la dobbiamo passare a rovescio senza lavorarla. A questo punto io solitamente la seconda maglia la lavoro sia con il filo della coda che con quella del gomitolo per bloccarla, e poi possiamo riprendere normalmente a lavorare i giri successivi. Se vogliamo invece portarci avanti, quindi portare su anche il filo in attesa, un ferro sì e un ferro no, un giro sì e un giro no, quando arriviamo all'inizio e alla fine del giro dobbiamo arrotolare i due filati per poter far sì di far salire anche il filo in attesa. Comunque, per questo tipo di lavorazione vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Sono arrivata a un ferro di diminuzioni e adesso vi faccio vedere come lavorarlo. Nel frattempo io ho cambiato ferri e ho messo i micro circolari, perché così sono più veloce nel lavorare e più comoda. Ma voi, se non li avete o non vi trovate bene, potete utilizzare benissimo i circolari normali e fare la tecnica del magic loop, che vi lascio qui sopra e nel box informazioni, oppure quella delle orecchie. Vi lascio il link sempre
qui sopra e nel box informazioni. Comunque adesso vi faccio vedere come fare a fare le diminuzioni per la manica. Quindi lavoro un dritto, due maglie assieme e poi proseguo a dritto fino a quando non mi mancano solo 3 maglie dalla fine del giro. Arrivata a 3 maglie dalla fine del giro, faccio una cavallata semplice, quindi passo la prima maglia senza lavorarla, lavoro la seconda e a cavallo quella passata su quella lavorata e poi lavoro l'ultima maglia del giro e così ho fatto il mio giro di diminuzione. Arrivata alla fine della manica, inizio a lavorare i 7 ferri a coste 4-4 a legaccio. Quindi le prime 4 maglie del primo ferro le lavoro a dritto normalmente e poi lavoro 4 rovescio, quindi 1, 2, 3 e 4. Poi ancora 4 a dritto, 1, 2, 3, 4 e 4 a rovescio e vado avanti così fino alla fine del giro. Nel ferro successivo lavoro tutto a dritto e poi appunto alterno i ferri 4 dritto 4 rovescio ai ferri tutti a dritto. Ho finito di lavorare il bordo a coste e adesso passo alla chiusura. Qui potete fare con due metodi: o farlo come abbiamo fatto per il bordo del corpo, quindi lavorando praticamente e chiudendo a dritto, oppure lavorando dritto su dritto, rovescio su rovescio. Adesso vi faccio vedere questo. Quindi le prime 4 maglie sono a dritto. Io lavoro 2 maglie a dritto, a cavallo la prima lavorata sulla seconda, poi ho ancora un altro dritto, quindi lavoro a dritto a cavallo, ho ancora un altro dritto, quindi lavoro a dritto e a cavallo. Poi ci sono le 4 maglie a coste legaccio, quindi a rovescio. A questo punto lavoro un rovescio e a cavallo, ancora un rovescio e a cavallo, rovescio a cavallo, ultimo rovescio e a cavallo. Poi si ritorna a lavorare a dritto, quindi dove vedo il dritto lavoro a dritto, dove vedo il legaccio lavoro a rovescio e così chiudo per tutto il giro. Se invece appunto volete fare come il bordo del corpo, allora lì lavorate e chiudete tutto a dritto. Finita la chiusura, taglio, sfilo e adesso vi faccio vedere come fare per chiudere perfettamente in circolare senza avere questo gradino. Quindi infilo un ago da maglia nella codina e poi vado a prendere la prima maglia che abbiamo chiuso, non so se la vedete, è la prima V, questa 1 e 2, la prima V. Prendo tutte e due le gambette, passo dall'altra parte. Adesso, visto che l'ultima maglia chiusa è un rovescio, vado a inserirmi nella V della chiusura del rovescio in questa maniera. Tiro e ho chiuso, vedete, perfettamente in circolare senza più lo scalino. Poi chiaramente devo andare a fissare tutte le codine. Adesso dobbiamo lavorare l'altra manica nella stessa maniera. Bene,
Ho fatto anche l'altra manica e quindi il mio progetto è finito. Non mi resta nient'altro che fissare e nascondere le codine. Io l'ho realizzato così, tutto completamente aperto, però se voi volete potete anche mettere un bottoncino qui oppure due bottoni, ad esempio io questi sempre di Tessiland che potete fissare qui ognuno su un lato e poi con l'uncinetto fare come se fosse un alamaro, quindi due occhielli per tenerli vicini e chiusi. Lì sta a voi come più vi piace, come più è comodo portare questa giacchina. Per oggi è tutto. Se questo video vi è piaciuto, mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!